Salve, mi presento. Sono Ezio Scaramuzzino ed il motivo per cui mi trovo qui è che ho avuto il piacere di scrivere la prefazione al bel libro di Lucia Romani, dopo aver avuto anche la fortuna di esserne il primo lettore. Ho sempre pensato che quando si pubblica un libro è comunque un bel giorno. Ma ho anche pensato che quel giorno è ancora più bello se il libro pubblicato è anche un bel libro che valga la pena leggere, che ancor più meriti di essere conosciuto e di far conoscere agli altri. Da oggi aggiungerò ai giorni da ricordare anche quelli che si dedicano alla celebrazione di un libro. Come sta avvenendo in questa giornata, con una cerimonia che non ha nulla di convenzionale e di retorico e che invece, a quel che so, è nata per iniziativa di un gruppo di amici. Essi hanno ritenuto che il bel libro di Lucia Romani non potesse passare sotto silenzio e che anzi meritasse un applauso corale da parte di tutti coloro che lo hanno apprezzato e degli altri che certamente lo conosceranno e lo apprezzeranno. Chi ha già letto il libro avrà certamente letto anche la prefazione, sa come sono andate le cose. Io ho ricevuto questo libro via internet e l'ho letto d'un fiato, rimanendone colpito. Non intendo ripetermi. So che il libro ha avuto un certo successo, che è stato letto da tante persone, soprattutto qui da voi ad Abbadia. E quindi non potrei aggiungere molto di più rispetto a quanto ho già scritto. Voglio solo ribadire, consentitemi soltanto questo, la bellezza struggente del libro, che ho già definito, o ho avuto già modo di definire, il diario di un dolore. Io non conoscevo personalmente Lucia Romani, tantomeno conoscevo la sua famiglia e le vicende che l'hanno coinvolta in anni recenti. Ma quando ho letto il libro, ho avuto la sensazione di avere intorno una nuova famiglia ed ho avvertito l'atmosfera coinvolgente che emana dalla vicinanza di persone che si ha l'impressione di conoscere da tanto tempo. Così ho conosciuto Lucia, le sorelle e il fratello, Grazietta in particolare, il papà Balilla, Balilla Romani, e tante altre persone che con le loro vicende hanno dato al libro quel sapore inconfondibile che corrisponde poi al sapore della vita, anzi della vita intensamente vissuta. Quando ho finito di leggere il libro, ho avvertito una strana sensazione, che poi forse tanto strana non è. Ero commosso e nello stesso tempo mi sentivo più leggero, di una leggerezza spirituale che deriva da quel processo di purificazione che gli antichi greci amavano definire catarsi. Ecco, forse proprio questa è la parola da usare per un libro come Il tempo di un respiro. Questo è un libro catartico. A lettura ultimata ci si sente commossi, ma anche purificati, leggeri e riconciliati con la vita, come se il racconto di vicende tanto dolorose ci immergesse in un lavacro purificatore. Infine, mi preme rivolgere le mie scuse per non aver potuto partecipare di persona a questa cerimonia. Motivi familiari me lo hanno impedito, ma non escludo di poter venire prima o poi ad Abbadia. Io
Ho conosciuto questa cittadina tanti anni fa, quando ero studente universitario a Firenze. Non c'era ancora l'autostrada del sole. Per attraversare l'Italia si percorreva la Cassia. Con un amico feci un avventuroso viaggio di ritorno in Calabria su una scassatissima 500 e ci capitò di fare una prima sosta proprio ad Abbadia. Conto di ritornarci per rivedere queste cittadine che ricordo appena, ma anche per conoscere personalmente la famiglia di Lucia Romani. A presto.